Tutta la bella crema della nostra Milano. Vedete? In una tipica trattoria napoletana, proprio. Perché secondo me quello che non ti deve mancare, Robè, è proprio mangiare in una tipica trattoria napoletana. Ah, avevo proprio una gran voglia di andare in trattoria. Questa, mo sì, è una bettola. Ma sembra una signora. Buongiorno! Carissima Amedeo, buongiorno, come stai? Una bellezza. L'hai ritrovato. Scusami un attimo, Robby, lei è Roberta, un'amica? Ciao, Robby. Lei è Roberta. Dico, senti, vedi che so sta amica che viene dalla Calabria. Non sto portando in giro per Napoli. Una cosa particolare. Che ci potremmo fare assaggiare? Guarda, le nostre specialità. Anerano? Anerano. Anerano, anerano. Va bene, anerano. Però, ti va di venire in cucina? Andiamo, sì. Facciamo le proprie età... È casa tua, neanche a dirtelo. Andiamo in cucina. Vedi, tutta la roba appesa che c'è sul banale. E poi guarda, guarda, in onore, o peperoncino calabrese. Mi sento a casa, vedi? Andiamo in cucina, andiamo in cucina. Allora, chef, abu, ma così è semplice. Stiamo iniziando a preparare la base della nostra nerana. Stiamo con lo chef che ci sta preparando la nerana. No, perché io si non bevo con voce amico, ma preparo non mangio. Non ti fidi mai? No, non è per mancanza di fiducia, ma a me mi piace proprio sposa del cuoco. Sposa del cuoco. Gli amici lo sanno, sposa del cuoco, è semplice. Lo vedrò. Ma lo leggi nei commenti, guarda, vedi? Hanno già nominato. Chef, questa è una nerano fatta a modo. Sì. La versione di signora. È una vostra versione, la versione della signora B. No, lo diciamo perché poi a me piace sapere, leggere, come gli altri la fanno. Perché è quello che arricchisce la conoscenza, no? Vabbè, tu a Calabria come la fai? Io non la faccio proprio. Non la fai proprio tra le famiglie e botte, hai capito? Frigge. Eccala, zucchine pronte. Aspetto che hanno. Tu patatino, vado. Andiamo a tostare un po' di pepe nero, prigiona molto più sopra. Mettiamo l'olio extravergine, basilico fresco, scoppietta. Le nostre zucchine che abbiamo cotto già in precedenza. Quindi poi vengono ripassate in padella, ok. Subiscono ulteriore cottura in padella. Vedete? Ti continua anche la cottura della pasta. Sì, per far prendere il sapore anche alla pasta. Sì, ad amalgamare un po' tutto. Felice, no, adesso la prendi. A questo punto spegniamo ed aggiungiamo il nostro provolone del Monaco. Sì, provolone del Monaco. Di Monaco e Baviera, giusto? Tutta la bella crema della nostra Milano. Vedete? Chef, a questo punto non la cassa da tavola. Va bene, ti aspetto un giudizio. Io la cassa da aspetto un mangiare. Amedeo, ecco qua. Eccole! Eccole! Grazie! Amica. Che faccia, mamma mia. Questo è bello. L'odore, ora c'è sta l'odore della zucchina proprio. Com'è? Com'è? Aspetta. Indescrivibile. Pensa che questo piatto, tra la pasta e patata, la genovese, questo è tra i più gettonati lo danno, cioè più richiesto. Buon spettacolo proprio. Roberta, l'assaggio si deve fare della parmigiana. Che si fa una parmigiana? Guarda che niente male. Assaggio? Sadda assaggiare. Mamma mia. E che cos'è? Vedeo. Oui. Senti, prima cosa, la nerano com'era? No, era troppo buona, no Diego, ma stai combinando, mamma mia. No, questo non lo devi permettere perché devo far assaggiare una nostra invenzione. Questo praticamente è uno spaghetto con peperoncini verdi, cozze e fonduta di pecorino. Una nostra specialità, una nostra invenzione, e quindi tu non puoi che non assaggiare. Ma senti che odore, guarda Robè, senti che odore. Mamma mia. Robè, per te. Assaggio, A te l'onore, Aspetta. La cozza, che fa? Un biglia cozza. Le mani però. Certo.
Ma come ti faccio a dire che non è buona? Una buona scelta proprio di sapore proprio. Vedi, vabbè, questo è un abbeveratoio del 1600. Cioè, questo locale, era una stalla. Dalle stalle alle stelle. Ma vedevo, tutto a posto? Diego, tutto a posto, c'è solo un difetto. Avete un difetto grosso. Che è successo? Diego, i piatti rimangono vacanti. Finisce subito. Meno male, significa che è stato tutto gradito. No, spero che siate massimo contenti. Guarda, non posso dire perché ci stanno i piatti vacanti sulla tavola, ma... Vida Catamagna! Vi aspettiamo quando volete, siete sempre benvenuti. Grazie, gentilissimo. E grazie mille per la visita. E anche qua, con l'abbeveratoio, è buona storia.